Giorgio Pecoraro, Bernardino Verbo, Antonio Sangiti, Provvidenza Greco, Giuseppe Cassarà, Vito Cassarà. 1032 i nomi delle vittime innocenti della mafia scanditi nella giornata della memoria e dell'impegno promossa da Libera. La manifestazione alla Whirlpool di Napoli, luogo simbolo di lavoro e dignità umana contro gli interessi e le infiltrazioni criminali. Sulla memoria delle vittime innocenti cammina la speranza e il futuro di queste generazioni e delle generazioni che verranno. Un futuro libero da mafia e corruzione. Rosario lungo e doloroso, ma anche una invocazione per Monsignor Battaglia, Vescovo di Napoli. Possa questo ricordo essere il seme di una speranza nuova per la rinascita della nostra città e del nostro paese. Dare un senso al dolore profondo per la perdita di un proprio caro, per la mamma di Gigi, ucciso con il suo amico Paolo nel quartiere di Pianura. Perché piangersi addosso non serve a niente, ma portare avanti con grande dignità quel dolore e portare un messaggio ai giovani. Le vittime sono importanti perché rappresentano la ferita aperta o la cicatrice di questa realtà che dobbiamo superare e soprattutto rappresentano la memoria che riguarda l'oggi e il futuro delle nuove generazioni. È impossibile pensare a una fine della prosperità, della criminalità organizzata se non si risolve la problematica del lavoro. Il lavoro e la scuola sono due elementi fondamentali.